Buongiorno a tutti, scusate il ritardo. Allora, prima di iniziare queste riflessioni di questa mattina sui principi che governano il codice degli appalti, vorrei fare delle brevi precisazioni di ordine organizzativo. Abbiamo costruito questo corso con l'intenzione di naturalmente essere utili dal punto di vista proprio delle informazioni, delle innovazioni. Alcune lezioni, vedrete, hanno un taglio più pratico, altre, forse come quella di oggi, hanno dei profili più teorici. Ho cercato di renderle pratiche attraverso la giurisprudenza sia nazionale sia europea, però naturalmente il tema dei principi, voglio subito chiarirlo, ha dei profili più teorici che pratici. Però l'intenzione è quella naturalmente di fornire delle informazioni e quella di esservi utili, però anche noi vorremmo da questo corso trarre degli spunti di riflessione. E allora abbiamo pensato di creare uno scambio di informazioni, e cioè di chiedere a voi quali sono i vostri timori, le vostre, utilizzo un termine atecnico giuridicamente, però credo che a voi sia, con voi sia efficace, quali sono le vostre paure, no? Quali sono le incertezze nell'applicazione quotidiana, no? del codice. E allora, in forma anonima, se volete, forse soltanto scrivendo la qualifica e quello, la qualifica funzionale, vorremmo distribuire, non li chiamiamo questionari, una sorta di intervista in cui facciamo una domanda, due domande aperte e vi chiediamo di rispondere. Leggeremo, per noi sarà utilissimo proprio dal punto di vista scientifico, quindi proprio un'osmosi di dot des, non so come chiamarlo, per poter farci anche noi un'idea, no? su quelli che sono i timori di chi applica una disciplina nuova con soggetta a correttivi, in cui ci sono delle linee guida, delle incertezze, una stampa che continuamente mette in dubbio la stabilità di un codice così tanto voluto e pensato, ma poi dall'applicazione difficile. Questo lavoro delle interviste, che cominceranno venerdì prossimo, quindi se volete cominciarci a pensare, venerdì prossimo alla prima ora avrete proprio un foglio, una domanda, due domande, adesso vedremo come costruirlo, però una possibilità di manifestare quelle che sono appunto dubbi, incertezze, interpretazioni, discrezionalità nell'applicazione appunto delle norme. Il tutto è all'interno di un quadro più ampio, supportato da un sito che i tecnici, naturalmente non noi, stanno creando. E questo permetterà anche questo un'interazione, perché avrete, adesso vi spiegheremo bene, appena si conclude l'elaborazione tecnica, avrete delle credenziali, quindi vi potete registrare e troverete i materiali delle lezioni. Quindi io, ad esempio, ma questo vale per tutti i colleghi, citerò delle sentenze della Corte di Giustizia, delle sentenze del Consiglio di Stato, naturalmente sono materiali, no? Materiali che poi avete a disposizione, quindi durante la lezione a volte sfuggono i numeri, le gazzette ufficiali, quindi anche questo è un supporto. Quindi sarà sicuramente un modo per anche rimanere in contatto. Va bene? Domande? Incertezza? Ok, quindi questo dal punto di vista organizzativo. Quindi cominciate, ve lo volevamo dire oggi, proprio per cominciare anche a ragionare per venerdì prossimo. La prima ora sarà dedicata a questo sforzo, naturalmente volontario, nessuno è tenuto a fare alcunché, però in forma anonima, potete invece scrivere il vostro nome, come volete. Però sappiate che è molto utile anche per chi fa ricerca, no? Per chi sta da quest'altra parte, riuscire a capire
questa applicazione quotidiana, no? Il pezzo che a noi manca. Allora, detto questo, io comincerei questa prima parte della lezione. La seconda parte sarà in maniera molto autorevole, fatta dal professor Greco, forse qualcuno lo conosce, e quindi che farà la seconda parte di questa lezione. Questa prima parte, vi dicevo, ha dei contenuti più generali, perché vuole sviluppare una riflessione sui principi che governano il codice. E quindi io partirò, ve lo dico subito come premessa metodologica, così è più facile poi seguire lo svolgimento della relazione. Io partirò dall'articolo 30, quindi un'esegesi proprio dei principi. Poi però cercherò, all'interno di questi principi, di sviluppare una riflessione sul principio che forse è più problematico, che è il principio di economicità, cercando di sviluppare questo principio con i temperamenti che il codice ha prescritto all'articolo 30, che però poi ha ripreso nei successivi articoli del codice, con i principi di sostenibilità ambientale e di tutela sociale. L'ultima parte, che per scelta è ultima parte, ma che poteva essere anche la prima, ma che mi serve portare come ultima parte per poi trarre delle conclusioni, riguardano le sentenze della Corte di Giustizia, dove ha trovato applicazione, poi si è consolidata, tutta la giurisprudenza in materia di temperamenti al principio di economicità. Quindi farò riferimento a due sentenze molto importanti, anche di facile comprensione dal punto di vista dei contenuti, attraverso le quali la Corte di Giustizia ha affermato che il principio di libera concorrenza, che voi sapete è il principio guida di tutto il diritto dell'Unione e il pilastro su cui è stato costruito il Trattato di Roma, può subire dei temperamenti per far fronte a delle esigenze di carattere sociale, e quindi la sentenza Benties che vi porterò come esempio, e dall'altro per esigenze di sostenibilità ambientale. E qui c'è la Concordia Finland, che è una sentenza importantissima in cui viene affermato appunto come la sostenibilità ambientale rientra tra i parametri. Concordia Finlandia Bas. Allora, detto questo dal punto di vista metodologico, che però è utile, no, per cercare di costruire il quadro degli argomenti, andiamo adesso a inserire le varie tessere del puzzle per poter poi trarre delle conclusioni, che sicuramente non sono delle conclusioni pacifiche, anche perché l'atteggiamento della nostra giurisprudenza nazionale, vedrete, è in parte molto restrittivo, no, nei confronti di questi criteri, anche se previsti dal bando, proprio per tentare di arginare una tendenza che in parte c'è in una parte della giurisprudenza a utilizzare questi criteri appunto per limitare il principio di concorrenza. Allora, se partiamo dall'articolo 30 e quindi dall'analisi di questa norma, ci rendiamo conto che il legislatore ha stabilito che l'affidamento e l'esecuzione di opere, lavori, forniture e concessioni al sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano altresì i principi della libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, con le modalità indicate nel presente codice. Adesso arriva il punto su cui ragioneremo. Il principio di economicità può essere subordinato nei limiti di cui dalle norme vigenti dal presente codice ai criteri previsti nel bando ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della promozione dello sviluppo sostenibile anche dal punto di vista energetico. La modalità con cui è costruito l'articolo 30 riporta
questa dialettica tra il principio di libera concorrenza affermato e da sempre principio cardine e il temperamento dei principi. Infatti il secondo comma dice che le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici. Quindi l'affermazione già al primo comma stabilita del principio di libera concorrenza come principio che guida l'intero codice. Però il terzo comma è: nell'esecuzione degli appalti e delle concessioni gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro. E il quinto comma addirittura dice che in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Quindi è uno svolgimento dell'articolo 30 in cui si ricorrono da un lato l'affermazione del principio di libera concorrenza e dall'altro i temperamenti. Ora, dal punto di vista dei principi si evidenzia subito quello che poi emerge da tutto il codice, quindi un'anima principale in cui la pubblica amministrazione è chiamata a garantire la parità di trattamento tra operatori economici e un'altra anima che è quella di rispettare i principi, di rispettare il principio di economicità, quindi di essere assoggettata ad un controllo da parte dei cittadini sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche. E quindi un ruolo della pubblica amministrazione che deve essere, da un lato, garante dello svolgimento delle regole e dall'altro garante nei confronti dei cittadini delle modalità attraverso le quali vengono appunto investite, impiegate risorse pubbliche. Questa doppia anima guida tutti i principi, perché anche il principio di trasparenza di cui tanto si parla, come ben sapete, risponde da un lato alla possibilità che tutti gli operatori di mercato possano accedere alle informazioni che servono, no, con parità di trattamento. Da un lato lo strumento in mano ai cittadini per poter valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Quindi i principi hanno questa duplice valenza. I principi però sono gli stessi dell'articolo 2 del vecchio codice. Nulla è cambiato. L'articolo 30 si applica sia agli appalti sia alle concessioni, ma i principi sono quelli dell'articolo 2, ma i principi sono anche quelli dell'articolo 1 della legge 241 del 90. Non mutano, sono quelli che governano l'azione amministrativa. E la natura difficilmente può essere tassativa, cioè è più facile che questi principi possano naturalmente essere ampliati. Distinti, sì, l'articolo 30 li distinguerebbe tra i principi che si applicano alla fase di affidamento e i principi che invece si applicano alla fase di esecuzione, ma anche questa linea di demarcazione difficilmente è così netta, no? Perché se riguardiamo l'articolo 30, un primo insieme di principi che potrebbe essere riferito a entrambi le fasi, no? Economicità, efficacia, tempestività, correttezza, si applicano tanto alla fase di affidamento quanto alla fase di esecuzione. Quelli che invece si applicano più alla fase dell'affidamento, naturalmente, sono il principio guida di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Sono principi su cui voi tanto sapete, tanto alcuni sapete benissimo, di derivazione europea, poi entrati attraverso l'Unione Europea negli Stati membri, come ad esempio quello di proporzionalità, ma sono i principi cardine dell'intero sistema del diritto amministrativo. Quindi l'articolo 30 ha una distinzione tra le due fasi, ma questa distinzione non è netta, no? Queste sono naturalmente tematiche di generali, sicuramente più teoriche per voi che pratiche. Andiamo a vedere
i lati un po' più pratici, no? Sto cercando di unire tutte e due quindi fornire delle informazioni teoriche, ma anche naturalmente di essere di aiuto su questioni più pratiche. E la questione più pratica è proprio questa. In un sistema da sempre orientato alla libera concorrenza, come si deve applicare questo temperamento del principio di economicità voluto dall'articolo 30 con due esigenze? Prendiamo oggi ad esame due esigenze. Da un lato quelli sociali, quindi del lavoratore, e dall'altro quelli dell'ambiente, sostenibilità ambientale. Ecco, e allora prendiamo il principio di economicità, quindi a riferimento. E il principio di economicità, voi sapete bene, è stato declinato soprattutto all'origine come esigenza di programmazione, no? Programmazione di spesa e di migliore impiego di quelle che sono le risorse pubbliche. Ha tradizionalmente tre anime, un'anima organizzativa, un'anima strettamente funzionale, un'anima contabile. In questa ultima anima contabile è sovente avvicinato al principio di efficienza, no? Cioè, quindi il raggiungere l'obiettivo con il minor dispendio di risorse, anche economiche, possibili. E i temperamenti invece sono un'innovazione, sicuramente non di questo codice, ma del codice precedente. E allora per poterli capire, per poterli comprendere, dobbiamo prendere due norme, l'articolo 34 e l'articolo 50. Quindi spostiamoci dalla sola lettura dell'articolo 30 e prendiamo ad esame queste due norme. L'articolo 34, voi sapete, riguarda i criteri di sostenibilità energetica e ambientale. Ci siete? Tutto chiaro? Sto andando troppo veloce? Potete dirlo, no? Allora, il primo comma recita che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente, della Salute, del Territorio, del Mare e conformemente in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari. Il secondo comma recita che i criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il terzo comma poi dice che gli obblighi di cui al comma 1 e 2 si applicano per gli affidamenti di qualunque importo. Allora adesso noi potremmo liquidare questa norma tra appunto persone che studiano questi argomenti e che li applicano dicendo sono questioni teoriche perché tanto non hanno rilevanza. No, non si applicano, non è un'applicazione cogente, è un articolo che è quasi lettera morta, giusto? Non è proprio così. Non è proprio così perché è vero che siamo nel tema, voi sapete, degli appalti verdi, no? Allora, l'appalto verde ha un elemento oggettivo, quindi l'inerenza a un appalto pubblico, e ha un criterio, un elemento teleologico, che è la propedicità ad obiettivi di tutela ambientale. Sono strumenti, quindi, intesi a garantire che cosa? A garantire l'integrazione, quindi, degli interessi ambientali nella disciplina degli appalti pubblici. E questo è pacifico. Quello che pure è significativo è che hanno trovato scarsissima applicazione.
Giusto? Quindi potremmo liquidare il tutto dicendo sono questioni che non hanno un'applicazione pratica. Non è proprio così. Non è proprio così perché il correttivo del 2017 del 19 aprile in realtà dato a questi criteri un significato più pregnante. Cosa ha fatto? Lo vedremo. Quindi dobbiamo tenere in considerazione che vi è un correttivo che ha innovato l'articolo 34. Poi ci sono tantissimi atti, io vi citerò adesso i criteri ambientali minimi per l'acquisizione delle sorgenti luminose che sono stati da poco approvati. E poi un interessantissimo protocollo tra il Ministro dell'Ambiente e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che sono due atti in cui si prende in considerazione il fatto che questo articolo 34 è stato per tanto tempo dimenticato, ma che deve non solo essere tenuto in considerazione, ma avere una valenza applicativa cogente. E si cercano degli strumenti per poter rendere questo applicabile. Chiaro? Allora, partiamo col dire che dov'è la difficoltà? La difficoltà è che le prime direttive, quindi la 92/50, la 93/36, non contenevano nessun riferimento ai criteri di sostenibilità ambientale. Il diritto europeo in questa materia arriva dopo, cioè arriva con le direttive 2004/17 e 2004/18 e queste direttive poi producono l'applicazione, cioè l'adozione del decreto legislativo 163 del 2006 che riprende queste istanze ambientali contenute nelle direttive più recenti, le recepisce e le allinea al sistema europeo. Questo però non comporta un utilizzo obbligatorio. No, perché nel diritto è lì il problema, obbligatorietà o non obbligatorietà. Quindi non prevede forme obbligatorie di ricorso all'utilizzo di criteri verdi. E infatti, ancora oggi, da come io vi ho letto l'articolo 34, le stazioni appaltanti, il verbo scelto è contribuiscono. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal piano d'azione per la sostenibilità ambientale. Quindi è contribuiscono. Ancora peggio il secondo comma, dove il giurista proprio ha delle difficoltà nei confronti di una norma che dice i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione. Cosa vuol dire giuridicamente sono tenuti in considerazione? No? È infelice l'espressione letterale. Per questo dobbiamo darne un'interpretazione, perché stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal piano d'azione per la sostenibilità ambientale, attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale di gara almeno delle specifiche tecniche, e poi i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione ai fini della stesura dei bandi di gara. Il terzo comma poi dice che l'obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo relativamente alle categorie di fornitori e affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi. Allora, cerchiamo di comprendere questa norma, perché ha già avuto delle incertezze applicative notevoli. Allora, voi sapete benissimo che ciascuna stazione appaltante, appunto, deve contribuire a questo piano d'azione per la sostenibilità ambientale, che ha un ruolo di indirizzo, pianificazione di obiettivi di tutela ambientale negli appalti pubblici. E i CAM, quindi i criteri ambientali minimi, sono norme di attuazione tecnica, no? Del piano e individuano gli strumenti da utilizzare a seconda poi delle categorie merceologiche.
La scelta di utilizzare un'espressione e tenerla in considerazione è una scelta, vi dicevo, infelice, che ha una dubbia consistenza giuridica, perché io giurista non saprei come interpretare tenuti in considerazione. C'è un'assenza di vincolatività, o no? Tenuti in considerazione non impone un vincolo. E allora come si potrebbe conciliare questa previsione con l'assenza di vincolatività, ma con la necessità di tenerle in considerazione? Qual è la strada, secondo voi, che è la strada del diritto amministrativo? Cosa dovrebbe fare un'amministrazione che si discosta da questi criteri ambientali minimi? Bravissimo, motivare. E quindi questa potrebbe essere una strada. Cioè, il tenerli in considerazione significa applicarli o, nel caso in cui non si dovessero applicare, motivare il perché ci si discosta dai criteri ambientali minimi. Io però vi dicevo, vi è un'intenzione del legislatore di rendere sempre più cogenti questa norma, l'articolo 34, e questo emerge dalla revisione che c'è stata dell'ultimo comma dell'articolo 34, che si applicava prima agli affidamenti di qualsiasi importo, ma solo per, vediamo se qualcuno si è trovato ad applicarlo, solo per nessuno? Sì, sento dei timidi, ma giuste riflessioni. Solo per il 50% del valore posto a base d'asta. Ecco, il legislatore decide di intervenire e di eliminare quel 50% del valore posto a base d'asta. E quindi il correttivo che si è avuto col decreto legislativo 19 aprile 2017, il numero 5661, opera una razionalizzazione del sistema. Perché elimina questo valore, quindi va sempre più verso un'affermazione più piena di questi criteri di sostenibilità ambientale. L'unica deroga è quella del comma 2 dell'articolo 34, leggo, in cui dice che nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizioni e ricostruzioni, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione per quanto possibile in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base appunto di adeguati criteri definiti dal Ministro dell'Ambiente. Detto ciò, mi premeva riflettere con voi su questi due elementi innovativi. Allora, da un lato, l'adozione di criteri ambientali minimi molto dettagliati per l'acquisizione di sorgenti luminose per l'illuminazione pubblica è stato adottato ed è nella Gazzetta Ufficiale del 18-10-2017, nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale. È interessante il ragionamento svolto perché si dice che l'amministrazione deve valutare attentamente l'esigenza di realizzare nuovi impianti di illuminazione, tenendo conto nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, che in talune situazioni la sicurezza della circolazione può essere migliorata realizzando opere complementari o alternative all'illuminazione, quindi indica una serie di criteri, segnaletica, rallentatore, dissuasori e una regolamentazione del traffico, dei controlli di velocità. E poi invita l'amministrazione a valutare l'opportunità di mantenere in funzione, riqualificandoli, impianti esistenti. Ai alla luce di una corretta definizione del relativo compito visivo
e la decisione se adeguare l'impianto di illuminazione o sostituirlo va presa caso per caso, valutando le condizioni dell'impianto, i risparmi energetici conseguibili con i diversi interventi e l'impatto ambientale delle diverse alternative lungo appunto l'intero ciclo di vita dell'impianto. Indica poi tutta una serie di analisi e di strumenti tecnici, il total cost, quindi le voci di costo riguardanti un prodotto, costo di acquisto, costo di manutenzione, costo di manutenzione straordinaria, costo relativo al base di energia, quindi indica proprio dei criteri anche dettagliati per l'acquisizione di sorgenti luminose. Molto più interessante, perché fornisce anche un cappello generale, una chiave di lettura sul fatto che tutta questa normativa in materia ambientale è stata di difficile applicazione pratica e invece bisogna arrivare a un'applicazione piena, è data da questo protocollo d'intesa, sempre è del 9 ottobre del 2017, quindi sono atti molto recenti che adesso cercheremo di mettervi sul sito, quindi non vi preoccupate di prendere nota o di semplicemente saranno oggetto dei documenti a vostra disposizione. E questo protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Ambiente e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome si sviluppa secondo un ragionamento che è questo. L'articolo 34 che abbiamo visto prevede l'obbligo di applicare i criteri ambientali minimi approvati e di futura approvazione. L'applicazione però è diventato uno strumento di politica economica ambientale fondamentale e allo stato attuale esistono diversi progetti pilota che hanno lo scopo di contribuire alla produzione di nuovi modelli di consumo sostenibile e alla diffusione e attenzione delle migliori pratiche. Sapete che in questo campo le migliori pratiche sono un elemento importante. Politiche e approcci anche attraverso la creazione di reti locali tra amministrazioni pubbliche a livello europeo. La Conferenza delle Regioni costituisce la sede del confronto e del dibattito interregionale, deputata alla preparazione dei documenti e alle posizioni definitive delle regioni. Ora, in questo documento c'è scritto che l'applicazione dei CAM da parte delle PA e delle centrali di acquisto non è diffusa. È un dato di fatto, dice, non è diffusa. Ma questo atteggiamento non può essere ancora, no, non può continuare ad essere applicato. Cioè dice, non è diffusa, ma deve essere diffusa. E un numero limitato di regioni ha adottato un piano di azione regionale sul GPP attraverso l'applicazione del Green Public Procurement. Le pubbliche amministrazioni possono, attenzione, influenzare il mercato, le imprese, i prodotti e i servizi, favorendo in generale la diffusione dell'innovazione tecnologica e il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale. Favorire l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche, trasporti e energia, e favorire, attraverso il proprio esempio, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza ambientale da parte dei consumatori. Quindi è un incipit, è un inizio molto importante quello che si sviluppa. Promuovere lo sviluppo della filiera produttiva legata agli acquisti e realizzazione delle opere pubbliche sostenibili e quindi la nascita e la crescita di imprese verdi e la moltiplicazione dei green job. La direttiva e il nuovo codice appalti, introducendo nuovi istituti e modelli di gestione anche alla luce del correttivo, rendono necessario un coordinamento tra istituzioni che permetta di garantire una formazione più capillare e omogenea in materia di acquisti e realizzazione di opere pubbliche sostenibili, con standard di qualità minori e una maggiore diffusione delle buone prassi. Ritorno sulle buone prassi, perché la soluzione è quella proprio del protocollo è di creare una collaborazione tra i parti, nell'ambito naturalmente delle proprie competenze istituzionali, per trovare delle misure. E quindi
si istituisce un tavolo di coordinamento che è costituito dai rappresentanti del Ministero, dei rappresentanti delegati da ciascuna regione che aderiscono al protocollo, e si stabiliscono tutta una serie di sedute per cercare di trovare una modalità, appunto, all'interno dei vari, naturalmente, enti, per poter rendere cogenti queste norme. Quindi piantazione e criteri ambientali minimi. Qui dice definizione di una piattaforma di azione che favorisca la diffusione di buone prassi e il miglioramento del dialogo tra il Ministero e le regioni, tra regioni e regioni. Quindi a questo punto abbiamo già a metà, siamo a metà dell'opera, perché abbiamo inquadrato l'articolo 30, letto l'articolo 30 e i suoi temperamenti così affermati in maniera così generale con l'articolo 34, che invece desta quei problemi che appunto abbiamo visto fino adesso, perché è di applicazione di queste norme, ma i passi sono quelli del correttivo, sono quelli di adottare i criteri minimi, e lo si è fatto per l'illuminazione, e poi un protocollo d'intesa tra regioni e ministero che favorisca appunto dei progetti pilota, che favorisca un tavolo di coordinamento e che porti all'applicazione. Quindi, detto questo sull'articolo 34, invece passiamo a esaminare l'altro profilo. Quindi, articolo 30, articolo 34, a questo punto arriviamo all'articolo 50. Quindi la modalità proprio del raffronto tra norme del codice. E ci troviamo di fronte a una norma che prende in considerazione le clausole sociali del bando e degli avvisi. Allora, col solita premessa metodologica, prendiamo in considerazione l'articolo 50. In questo caso, invece, l'operazione da fare è andare a cercare la giurisprudenza più recente che si è sviluppata sull'articolo 50. E nel farlo io mi sono imbattuta in realtà in sentenze del Consiglio di Stato poco condivisibili, e poi vi dirò perché. Atte a ridimensionare moltissimo l'applicazione di questo articolo 50, che fa molta paura. Quindi, mentre l'atteggiamento nei confronti dell'articolo 34 è un atteggiamento che in realtà è volto all'adozione, no, di questo piano d'azione dei criteri minimi per poter trovare un loro inserimento che sia conforme, no, al principio generale di libera concorrenza, nei confronti dell'articolo 50 in realtà l'atteggiamento è di, perdonatemi, ma riprendo un concetto poco giuridico che però nell'ambito di questo corso mi piace molto, di paura. No, paura nell'applicazione di questa norma. E anche qui interrogati i colleghi giuslavoristi su questa applicazione, su questa in realtà incertezza sull'applicazione di questa norma nel codice appalti, mi hanno confermato appunto come queste clausole sociali vengono, che per loro naturalmente sono sacre, no, dal punto di vista del giuslavorista, fanno fatica a integrarsi in un sistema che in realtà provoca, qualora inserite nelle clausole del bando, una grande incertezza dal punto di vista dell'applicazione. Però, senza anticipare le conclusioni a cui arriveremo con riguardo al ragionamento sull'articolo 50 e quindi concluso l'atteggiamento sull'articolo 34, cerchiamo di capire prima di tutto cosa dice, perché anche questa norma è stata oggetto del correttivo, no, del 2017, e vedremo in quale misura molto importante. Questa volta il verbo è più chiaro. No, non è più usato il tenere in considerazione che abbiamo visto con le clausole ambientali invece di dubbia interpretazione. Allora, cominciamo a vedere questa norma. Per gli affidamenti dei contratti di concessione di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, e con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera,
I bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi naturalmente delle nuove dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale, promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui l'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015. Si specifica che i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari al 50% dell'importo totale del contratto. Allora, qual è il problema di questa norma? Il problema di questa norma è la possibilità, naturalmente, è l'inserimento di queste clausole sociali. È obbligatorio o non è obbligatorio? Vediamo di avere una risposta. C'è un'obbligatorietà o una discrezionalità nell'inserimento di clausole sociali? C'era una discrezionalità. Perché la norma, prima del decreto legislativo 56 del 19 aprile del 2017, diceva possono inserire. Ma la norma che vi ho letto oggi è inseriscono. E quindi il passaggio è di nuovo, come abbiamo visto sui criteri ambientali poc'anzi, nella direzione di rendere sempre più cogente quei temperamenti al principio di economicità di cui abbiamo parlato all'inizio. Chiaro? Ora, le clausole sociali sono un problema, no? Grande, per chi ha a che fare tutti i giorni con i bandi, perché sono i jus lavoristi interrogati, naturalmente, si ritengono assolutamente indispensabili quegli standard di protezione, no? Di protezione sociale del lavoro che è necessario per svolgere l'attività economica. E quindi il diritto dell'Unione Europea impone delle clausole che sono volte a promuovere la stabilità occupazionale. Stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo appunto da parte dell'aggiudicatario il rispetto dei contratti di settore. Non è solo la continuità occupazionale, ma sono anche tutti quei correttivi che devono tenere in considerazione che a volte bisogna evitare che l'aggiudicatario applichi contratti che sono poco rappresentativi proprio perché sono poco rappresentativi, non sono conformi alle norme di settore, perché poi devono riequilibrare il fatto che i lavoratori debbano essere assunti. È chiaro? Quindi è riequilibrare l'obbligo di riassunzione del personale uscente, che è spesso previsto dalla lex specialis di gara. Era spesso previsto. Ora deve essere previsto. E quindi il possono inserire e sostituito dall'inseriscono è l'affermazione del legislatore di concepire le clausole sociali non più in termini di possibilità ma in termini di obbligatorietà. Problema enorme. La giurisprudenza consolidata, testimoniata da un'ultima sentenza che messo no, non temete, metteremo sul sito, quindi adesso io la cito, però mi piace adesso leggere con voi il caso, no? Perché poi dobbiamo sempre coniugare un'esigenza teorica e un'esigenza pratica, quindi vediamo anche un po' cosa dice la giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, sezione terza, con una sentenza che è la 2078 del 5 maggio 2017, si è pronunciato sull'applicazione della clausola sociale negli appalti pubblici. Quindi siamo al Consiglio di Stato, quindi autorevolissimo Consiglio di Stato,
che in realtà conferma, ma con diverse motivazioni, un tal Calabria, sezione Catanzaro, che aveva reso una sentenza che adesso vi dico poco condivisibile. Anche questa del Consiglio di Stato, adesso vedremo. Vi dico cos'era successo. Una cosa che capita spesso. C'era una gara d'appalto, per un servizio di ristorazione ospedaliero. Questo servizio di ristorazione ospedaliero, comunque, che aveva un ingente valore, non stiamo parlando naturalmente di questioni di poco conto, viene vinto da un'impresa. Questa impresa è una società che si chiama Cardamone. Viene vinto da una società che si chiama Cardamone. La seconda classificata, vi dico il nome così è più facile memorizzare, che si chiama SIARC, impugna l'aggiudicazione. La impugna sulla base di molteplici motivi, tutti condivisibili. In realtà vi era un'offerta economica di questa società che ha vinto, siamo parlando di servizi di ristorazione ospedaliera, in realtà l'impresa vincitrice non aveva neanche indicato i prezzi unitari per le categorie di pasto. Quindi capite che in realtà c'erano parecchi motivi di impugnazione, che però adesso a noi non interessa. A noi interessa il motivo di impugnazione che riguarda la clausola sociale, che secondo la seconda, che secondo, scusate il gioco di parole, la società che si è classificata per seconda, non erano state rispettate la clausola sociale, non era stata rispettata. Quindi al di là di tutta una mancanza di requisiti per poter partecipare, il TAR Calabria, quando si trova ad analizzare la problematica del rispetto, del mancato rispetto della clausola sociale, la liquida dicendo una cosa che è di questo genere. Dice, attenzione, io la clausola sociale non la prendo neanche in considerazione. Perché? Perché è una clausola che deve essere tenuta in considerazione solo a valle, cioè nella fase di esecuzione, non nella fase di affidamento. Quindi la mancata attuazione della clausola sociale produce degli effetti soltanto di tipo privatistico, non di tipo amministrativo, quindi io me ne disinteresso. Un ragionamento pericolosissimo, proprio per l'applicazione di questi criteri della clausola sociale. Si arriva davanti al Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato cosa fa? In realtà prende in considerazione il ragionamento del TAR ed è costretto naturalmente a dire che non è condivisibile. Perché dice non è condivisibile la tesi del TAR che relega ogni rilevanza della clausola sociale alla fase di esecuzione dell'appalto. Chiaro? Se è vero che rispetto degli obblighi assunti dall'aggiudicataria in sede di gara riguarda l'esecuzione del rapporto, perché è vero, sicché la verifica del loro inadempimento risulta rimandata alle future dinamiche dell'instaurando rapporto contrattuale, tuttavia assume rilevanza anche nella gara quale indice sintomatico dei vizi dell'offerta medesima, no? E quindi questa disposizione è da tenere in considerazione anche nella fase di affidamento. Però, detto questo, arriva a ritenere legittima la gara perché ritiene, con una argomentazione che voglio leggervi perché è assolutamente restrittiva nell'applicazione delle clausole sociali, dice le clausole sociali comportano una evidente violazione della libertà di iniziativa economica e del principio di concorrenza. Allora, la giurisprudenza di questa sezione, quindi fa riferimento tutta la giurisprudenza del Consiglio di Stato che si è sviluppata in materia, dice, ha affermato che la clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari
in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ulteriormente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa riconosciuta e garantita dall'articolo 41 della Costituzione, che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto. Sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e comunque evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, perché di questo stiamo parlando, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. Qui cosa aveva fatto l'impresa Cardamone? Si era assunto quelli che gli interessavano e aveva licenziato tutti quelli che non gli interessavano. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengono ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori sono destinati alle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali. La clausola non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di automatica e generalizzata utilizzo del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria. Ora, io vi ho citato come esempio questa sentenza del Consiglio di Stato, che in realtà è il punto di arrivo di una giurisprudenza abbastanza consolidata del Consiglio di Stato a tal proposito. Cioè, non vi ho portato una sentenza che è sul punto, si discosta, non avrebbe senso. È un atteggiamento che il Consiglio di Stato sta utilizzando, cioè un atteggiamento prudente. Utilizziamo il termine prudente. Un atteggiamento prudente nei confronti di queste clausole sociali, che però è un atteggiamento di prudenza che mostra la difficoltà del bilanciamento del principio di libera concorrenza puro, no? Come inteso dal diritto europeo, come entrato nel codice degli appalti, come ai principi, no? Dell'articolo 30, i principi che erano già nell'articolo 2 e gli interessi, appunto, quello che dall'inizio abbiamo chiamato i temperamenti sociali e dell'ambiente. Queste sentenze sono l'espressione di una difficoltà di equilibrio che esiste in sede nazionale, anche se il correttivo va nella direzione di essere sempre meno temperamento e più affermazione, però vi è una difficoltà in questo momento di armonizzazione, chiaro? Questa difficoltà, che è in chiave nazionale, ci porta al terzo livello di approfondimento di stamattina, che è l'ultimo. E il terzo livello di approfondimento riguarda la stessa difficoltà nazionale. È stata una difficoltà ancora non risolta, perché è ancora difficoltà in chiave europea. In chiave europea abbiamo una Corte di Giustizia, un Parlamento che sembra andare nella direzione di dar rilievo, no? Alle istanze sociali, alle istanze ambientali, a cercare di equilibrare il tutto col principio appunto di libera concorrenza e appunto il principio più generale da sempre affermato, il criterio dell'economicità. E una commissione prudente, le comunicazioni della commissione appaiono più prudenti. E allora è interessante appunto come terzo e ultimo stadio della riflessione guardare alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Anche queste sentenze le mettiamo sul sito, quindi non vi preoccupate di recuperare in maniera puntuale i numeri, occupiamoci un po' della sostanza. E qual è la sostanza?
È una Corte di giustizia che si confronta con questi temi forse per la prima volta in un caso di una pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità olandese nell'ambito di una controversia insorta tra un'impresa, che era la Benties, se pronuncio bene il nome, e il ministro dell'Agricoltura e della Pesca dei Paesi Bassi. Cosa era successo? C'era una società olandese che lamentava di essere stata naturalmente esclusa da una gara, pur avendo presentato l'offerta più bassa, a vantaggio di un'impresa che aveva proposto il prezzo superiore, naturalmente. Però questa impresa che aveva proposto il prezzo superiore era stata preferita perché sembrava in grado di provvedere all'impiego di disoccupati stabili. Quindi questa è la prima sentenza in materia di protezione sociale. Vedremo poi l'altra invece in materia ambientale. Cosa succede? La Corte di Giustizia si trova per la prima volta investita di questa questione, quindi due società, una offre il prezzo più basso, l'altra offre il prezzo più alto, viene preferita quella che ha proposto il prezzo più alto, che però è in grado, no, di far fronte all'impiego di disoccupati stabili. La domanda è che si fa alla Corte di Giustizia in sede di questione pregiudiziale, ma questo criterio dell'impiego di disoccupati stabili, che è una specifica supplementare, viene definita, deve essere menzionato nel bando, e se viene menzionato nel bando, come nel caso di specie, comporta l'aggiudicazione a favore di quella impresa o no? È chiaro il quesito? La Corte cosa fa? Fa un'operazione che ho trovato molto sottile, ma anche molto interessante da leggere nella preparazione di questa lezione, perché si discosta totalmente dal parere dell'Avvocato Generale in questo caso. L'Avvocato Generale, voi sapete che vi è un parere dell'Avvocato Generale che mediamente viene seguito poi dalla Corte di Giustizia. I pareri dell'Avvocato Generale sono spesso molto ben scritti, articolati, vengono ripresi, cioè, tante volte c'è proprio una ripresa testuale delle parole dell'Avvocato Generale. E in questo caso l'Avvocato Generale è drastico nel dire: attenzione, questa clausola non deve essere applicata perché è priva di qualsiasi rapporto con le qualità intrinseche del lavoro da eseguire, delle prestazioni da effettuare, del prodotto. Non può farsi rientrare tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto ai sensi della direttiva, né permettere l'esclusione di un offerente, e per cui non deve essere applicata nel caso di specie. Di fronte a questa conclusione così netta dell'Avvocato Generale, ci si aspettava una sentenza della Corte di Giustizia che fosse altrettanto drastica sul punto, e invece no. La Corte di Giustizia invece supera tutte le argomentazioni dell'Avvocato Generale e in questa sentenza dice: dobbiamo aprire la strada a quelli che vengono definiti criteri sostenibili. Criteri sostenibili in sede di valutazione delle offerte. Criteri sostenibili. Per la prima volta ci sono questi criteri sostenibili. Questa sentenza, che ha fatto, è stata poi una sentenza caposcuola di tante altre, viene seguita in un'altra importante sentenza che questa volta vede la Corte di Giustizia impegnata in un ricorso che è stato proposto dalla Commissione. Vedete l'atteggiamento della Commissione più restrittivo che emerge da questa seconda sentenza. Questa seconda sentenza aveva ad oggetto lavori, appalti pubblici di lavori relativi alla costruzione e manutenzione di edifici scolastici, detti da una regione piccolina della Francia, in cui la Repubblica Francese era venuta meno agli obblighi derivanti dal trattato, secondo la Commissione, perché aveva tenuto in considerazione quale criterio supplementare di aggiudicazione sempre un criterio relativo all'occupazione in questa regione della Francia in cui vi era un tasso di disoccupazione notevolissimo. Allora, cosa fa la Corte di Giustizia? Di nuovo dice: sono criteri supplementari
si rifà alla sentenza Benties e dice che se il principio di occupazione di questi disoccupati, che adesso di nuovo è un gioco di parole, rispetta tutti i principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare il principio di non discriminazione, ed è inserito nel bando, perché deve essere espressamente menzionata nel bando, affinché gli imprenditori siano in grado di conoscere l'esistenza, questa clausola deve essere applicata. E quindi, di nuovo, si afferma da parte della Corte di Giustizia l'applicazione del criterio, però soprattutto questa pronuncia è importante perché invece evidenzia un atteggiamento della Commissione molto più prudente, molto più restrittivo, sembra quasi atteggiamento del Consiglio di Stato, no? Quando dice attenzione, qui ci sono due principi che bisogna bilanciare, ma che non hanno la stessa importanza, perché il principio di libera concorrenza è più importante di quello di occupare i disoccupati. Quindi una sorta di gradazione tra principi, questa volta affermato dalla Commissione. E in realtà il governo francese si era difeso proprio affermando che la lotta contro la disoccupazione era un criterio accessorio, non determinante ai fini della scelta del contraente. Lo stesso aveva sostenuto la Commissione. Adesso, per par condicio, invece, sul finale di queste brevi, appunto, queste brevi considerazioni, arriviamo a una sentenza invece importantissima in materia ambientale, sempre della Corte di Giustizia. Ed è appunto la sentenza, Concordia Bass Finland. Cos'era successo? Vi era un appalto di servizi indetto dalla città di Helsinki. Sapete che in queste zone c'è una certa sensibilità, no? Nei confronti dei criteri di tutela ambientale. E questo appalto di servizi riguardava la gestione di una linea di autobus per il trasporto urbano all'interno della città. E nel bando di gara si specifica che i criteri sono tre. Prezzo globale, materiale, qualità del materiale inteso come gli autobus, e la gestione da parte dell'imprenditore. Partecipano due società, una si chiama HKL e l'altra è la Concordia Bus Finland. L'appalto viene vinto da HKL in quanto la stazione appaltante utilizza come criterio, che poi risulta appunto importante a livello di punti attribuiti a HKL, le emissioni di ossido di azoto e il livello di rumore inferiori a quelli dei valori standard, cioè attribuisce un punteggio che poi porta alla vittoria, perché appunto si dimostra che gli autobus utilizzati da HKL hanno una bassa emissione di ossido d'azoto. Ecco, Concordia naturalmente propone ricorso e sostiene che in realtà il soggetto che ha vinto, quindi HKL, era materialmente l'unica in grado di utilizzare quel tipo di autobus. E soprattutto dice che nella valutazione delle offerte non si può tener conto dei fattori ecologici che non avevano alcun rapporto diretto con l'oggetto dell'appalto. Corte di Giustizia ha quindi una possibilità molto di affermare in materia chiara invece il principio che poi afferma, e questo caso in realtà è conforme alle conclusioni che sono state formulate dall'avvocato generale Misch, che sono quelli invece che l'amministrazione può stabilire le caratteristiche tecniche del servizio che intende aggiudicare e può, siccome può farlo, può definire le caratteristiche tecniche, a maggior ragione può accordare in fase di valutazione un certo numero di punti alle imprese che nel fornire il servizio possano assicurare il rispetto di parametri ecologici.
particolarmente stretti attraverso appunto l'utilizzo di un certo tipo di autobus. Quindi afferma la Corte di Giustizia che un criterio di aggiudicazione di natura ambientale non deve avere per forza una dimensione economica, e questo è appunto la chiave di lettura di tutte le riflessioni che abbiamo fatto fino a questo momento. Quindi il criterio di aggiudicazione di natura ambientale non deve avere necessariamente una dimensione economica, né apportare un vantaggio economico diretto o indiretto all'amministrazione aggiudicatrice, perché il criterio economico deve essere bilanciato col criterio ambientale. Ecco qui che ci avviciniamo alle conclusioni, che sono già però, come immaginate, già sviluppate da quello che ho detto fino a questo momento. Cioè, il dato di rilievo è proprio il cercare di equilibrare, dal punto di vista, abbiamo visto, nazionale, e però la stessa difficoltà, per una volta questo è confortante, è a livello europeo, il tentativo di bilanciare tutela della concorrenza e dell'accesso al mercato degli operatori economici in condizioni di parità e dall'altro lato tutela ambientale e istanze sociali. E questa difficoltà che abbiamo visto è nella giurisprudenza Corte di Giustizia, è nel legislatore che con i correttivi cerca di sostituire il possono prevedere a prevedono, che toglie il 50% del valore posto a base dell'asta, abbiamo visto. Questo tentativo è uguale nel diritto europeo, dove vi è da un lato una Corte di Giustizia attenta, in queste sentenze abbiamo visto molto attenta a queste istanze, e dall'altro invece una commissione più prudente nel cercare di non perdere di vista quello che è la finalità del Trattato di Roma, no? Quella che è la finalità sempre affermata in materia di appalti, e quindi più restrittive sono le comunicazioni in materia di appalti in argomento. Però se leggiamo l'articolo 6 del trattato ci rendiamo conto che comunque non c'è un ordine di importanza, no, tra le azioni e le politiche, e che quindi questo tentativo continuo e costante del legislatore nazionale, della giurisprudenza nazionale, del legislatore europeo e della giurisprudenza europea continuerà, no, a seconda delle varie fasi e con le diverse sfumature, a trovare applicazione sia nell'ordinamento nazionale sia nell'ordinamento europeo. Va bene, a questo punto siamo perfettamente alle 10:30, quindi facciamo una breve pausa, ci ritroviamo tra quarto d'ora per la seconda parte col professor Greco. Grazie.